Siamo finiti lì perché eravamo inseguiti da loro, perché eravamo stati in giro per locali tutta notte, poi ci ha sbattuto fuori anche nell'ultimo locale e abbiamo incominciato a inseguirci con le macchine per Bardonecchia, no? E dietro c'erano varie macchine che ci inseguivano, tra cui Gullich su un pulmino, uno di quei primi pulmini Nissan che erano piccolissimi, senza era un forma. Pulmino ma erano piccoli, sì. E lui era che guidava, sì, così, vero, con il Moffat e il Ben Mula ancora, sì, in versione punk, che ci inseguivano, ciao. E fortunatamente noi eravamo andati talmente forte che li avevamo persi, quando gli ho detto dai va dentro lì che non ci vedo, è entrato nello scalo merci della stazione di Bardonecchia, sì, e poi beh, lui ha visto una rete, lui vedere una rete gli dà fastidio, non dovevano esserci barriere, ha messo giù il piede, ha sfondato la rete, siamo entrati sui binari, ci siamo incastrati sui binari di Bardonecchia, abbiamo fermato treni internazionali, hanno dovuto fermare, denunciare Torino, Modal, Parigi, Lione, fermo. Bentornati nel nuovo appuntamento di questo format di podcast dei Ragni di Leco, che insomma stanno raccogliendo pareri, informazioni, storie di personaggi che sono passati attraverso la storia insieme alla storia che è passata o che sta passando. E oggi sono qua in compagnia di tre living legend, apposta per parlare di leggende dal punto di vista, non so, di personaggi, di tiri, di pareti, cose leggendarie che sono successe sulla roccia, diciamo il denominatore comune è comunque la roccia, perché siamo tutti appassionati di rocce, probabilmente chi ci segue anche si aspetta che parliamo di rocce, non di patatine fritte. E insomma qua con me c'è Ballerini, che non ha bisogno di qualche patata non è che ci starebbe male ogni tanto, magari non fritta, però neanche secca, oltre alla roccia di interessante cosa patata c'è? Fresca. La patata è... sì, infatti, e questo è sempre stato così, insomma, nelle generazioni l'altro così. Denominatore comune immagino era roccia, belle ragazze e magari un po' di alcol la sera, di vino, no? Così era così anche per voi, no? Sì, ragazze ce n'erano poche ai nostri tempi. Adesso è molto adesso più bellissimo. Quando io poi ho smesso un po', sono arrivate le donne, una sfiga. No, ma Marzio vive nel tempio delle donne, sì, la sua palestra è piena, per cui... Ma non pensate, tipo io adesso ho 30 anni, dalla Valtellina è rimasta ancora rurale, è rimasta ancora rurale, diciamo. Grossi palestre. No, no, anche quando sono andato via da finale, poi si è riempito. E quindi sono io che porto la sfiga. Probabilmente se vado via da Valtellina, allora si riempie anche lì. Bravo. Ma tipo, negli anni 80 c'erano un po' di personaggioni e anche personaggione. E quali erano gli hotspot, insomma, per vedere gli arrampicatori del tempo e... In Francia, Pasqua a Verdon. Verdon, sì, Francia, Pasqua Verdon. In Verdon c'era Verdon, tutta Bruce, l'Italia, anche. Tutta l'Italia, tutto il nord Italia a Pasqua andava in Verdon. Tutto Marco, il nord Italia c'era con l'Ele di Noia, il sì, Besana, che il Dallona col suo team. C'eravamo noi di della Valsusa. Fai conto che io la prima volta che sono andato in Verdon sono andato con l'Agostino da Polenza, ecco. Ciao, Madonna, fa una spedizione con l'Agostino da Polenza, che poi lui ha preso altre strade, però Agostino, noi andavamo con Marco Bernardi. Vabbè, Marco aveva la roulotte, aveva la roulotte in Verdon, perché sì, però era proprio dove si va a Pasqua in Verdon, non esisteva, non andavi in un altro posto, era figo perché andavi lì e trovavi tutti. Ma anche ai tempi che ancora Manolo era lì a arrampicare o era già appena dopo? Manolo girava in quei tempi in Verdon, di sicuro non nelle vacanze di Pasqua, perché lui aveva il suo, come un fantasma. Girava a voce addirittura che andava in bicicletta fino in Verdon. E la Madoi! Sì. Ma è possibile che magari abbia fatto dei pezzi... con qualcuno, cioè, a seguito da Agordo, non so, Feltre, dove cavolo abitava, Roberto Bassi, tutti, Lucio Bonaldo, non c'era la bicicletta elettrica, dovevi pedalare per forza, cazzo. Quelli, c'era Leonardo Di Marino, c'erano proprio i clan,
e ognuno stava in un posto diverso. C'era Lucio Bonaldo, che quello di Vicenza, che campeggiava sopra la Leonardo Di Marino, Roberto Bassi, tutti. Ma io mi ricordo allora proprio di vacanze di Pasqua. Io mi ricordo una prima vacanza di Pasqua in cui ho visto veramente il top mondiale a Bux, alle Boudou Monde, che c'era Jean-Marc de Menestrel che provava The Minimum, poi c'era Ed Langer, Tribù, cioè tutti con che poi era una roccetta, arrivavi lì, sai che c'è la roccetta e poi le Boudou Monde che ti si apre di sotto e sotto sta gabbia, sì, con sti mostri, perché c'erano meno spot. Bux è stato qualche anno dopo. Sì, quindi, dove, sì, prima il Verdun flussi, andavi in Verdun e c'erano tutti. Sì, l'anno che poi famoso che Moffat ha fatto Papillon c'ero Tart. Con Sandro Gogna, io e Sandro Gogna eravamo appoggiati al parapetto, foto, certo, a guardarlo, perché io e Giovannino Moffat, al mattino abbiamo intercettato che provava Papillon Sight, e ci siamo seduti lì sul bordo, ha detto prima poi arriva, era con Kurt Albert, pensa te, e ha provato, ha fatto il primo tentativo, poi ne ha fatto un secondo e poi abbiamo riintercettato che al pomeriggio avrebbe fatto tentativo finale, noi eravamo ancora lì, e, beh, però era figo perché... Che l'ha fatto poi, perché io fatto, ero lì con Sandro Bugna, ho visto che aveva fatto sto tiro. E poi è diventato Bux, che andavi a Bux eri sicuro che c'era tutto il Gotha e tutti, era fighissimo. Vabbè, è quello che adesso è diventato un po' d'estate, in certe stagioni se usa, se vogliamo. Cioè le linee, sono i posti dove ci sono le linee di riferimento che fanno un po' da collettore della crema mondiale, poi alla fine non è così cambiato. Infatti era quello lì, era la linea di riferimento e la sfida di voler un po' andare magari a provarla, a vedere. È chiaro, e confrontarsi, sì, perché poi sulla roccia il confronto è sempre stato, come dire, non come nella competizione, non giorno, in quel momento lì tu puoi decidere quando andare, quando sei in forma, metterti a confronto, però prima o poi ci passi, ecco, se vuoi posizionarti a quel livello tra il top, comunque da certe linee di riferimento ci devi passare. Sì, io ce l'avevo molto quel fatto lì, quando sapevo che c'era una via di riferimento partivo e dovevo andare a provarla, e se capivo, finché non la facevo stavo lì, cioè andavo e tornavo. C'era molto di più questa cosa di viaggiare, anche perché magari le vie di riferimento non erano tantissime e quindi quelle che c'erano, volevi... è quasi come i 9B di adesso, voglio dire, i top player di adesso girano un pochino in i gradi erano diversi, però era proprio era ogni giorno scoprivamo qualcosa, ma proprio non dico di vie, di qualcosa in più sull'arrampicata. Sì, chiaro. Cioè qualsiasi cosa ci portava in un mondo nuovo, che era l'allenamento, che era una bella linea, che era la scarpetta con una gomma un po' migliore, cioè era continuamente qualcosa da scoprire. Quello era figo, per me... E questo si è un pochino più appiattito, penso, adesso, perché... questo non lo so adesso. Cioè, te Marco, probabilmente... con l'avvento anche degli spiti, i primi spiti che hai messo qua nelle chiese, per dire, le scarpette, come sono evolute le scarpette, tensionate, suole, mica suole, hai proprio visto un passaggio che adesso la differenza fra una scarpetta e l'altra, un miglioramento, è talmente sottile, piccolo, che una volta poteva magari veramente fare una differenza. Sì, c'è stata un'evoluzione, come in tutti gli altri sport, chiaramente la tecnica e la consulenza di arrampicatori di un certo livello, con anche un po' di sensibilità, perché dopo alla fine c'erano anche tanti arrampicatori che già prediligevano proprio stringere la forza fisica, stringere dei piedi, proprio non era, se ne fregava tanto, capito? Però invece ce n'erano altri un po' più sensibili, e come hai detto tu c'è stato tutto questo sviluppo, e alla fine è l'unico attrezzo che ti permette un po' di migliorare la performance, perché la corda va bene un grammo più leggera, l'imbragatura un po' più comoda, ma alla fine l'arrampicata sono le dita e la punta dei piedi, e il resto, e
vabbè, le scarpe sì, si sono evolute, però è stata una cosa naturale, credo. Come... E invece cosa potete raccontarmi di quel nocciolo duro dell'arrampicata elegante degli anni 80, di Bassi, di Mariacher, di Manolo? Cioè, li vedevate un po' come dei miti? Io sì, cioè, miti, adesso mitizzare, cioè dei riferimenti o... Cioè, io i miti, i personaggi dell'alpinismo che io ho un po', tra virgolette, mitizzato, non sono questi di questa generazione, sono più, voglio dire, i Messner, okay. I Cassin, per me, sì, come... Sì, 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 sì. Gonia, o per dire, per me un mito è stato Aldo Anghileri, ma perché lo mitizzavo? Perché faceva le sue cose in montagna, poi andava a prendere la ciucca e gli piacevano le donne, allora io l'ho mitizzato per questo, non per quello che faceva solo alpinisticamente. E quindi per tutte le sue espressioni già ti sconto subito. Però invece gli arrampicatori di riferimento è chiaro che li guardavi perché erano, come hai detto tu, proprio eleganti. Cioè io con Manolo ci ho arrampicato, no? E tutto, anche tutto quello che le chiacchiere che si fanno adesso su Manolo, così, però cazzo, io ci ho arrampicato in quei tempi là, veramente era avanti, era proprio. Dopo io ci ho arrampicato nelle sue palese, in posti che conosceva, sì, sì, sì. Però era avanti veramente una pagina, sì, sì. Beh, ma la stessa Super Matita, voglio dire, anche da quel punto di vista, ecco, lì aveva chi ha visto, beh, sì. Ha visto cosa ha fatto lui sulle pale, esatto, cioè, non può che rimanere quasi ci si dimentica di quell'aspetto lì. No, no, per me ne parlavamo, sì, prima, sì, venendo prima. In qua, per me, se vogliamo passare, ecco, all'argomento Manolo, che è un mito, è il periodo delle pale, perché sì. è incredibile cosa... Beh, è arrivato, per dire, anch'io che comunque, cioè, ho iniziato a saper leggere probabilmente negli anni 2000, prendere le prime riviste, il mito di Manolo, di Bassi, di Mariacher, tutte le riviste di mio papà ancora dentro, da andare a sfogliare, erano loro, e Super Matita, quelle cose lì erano state delle cose che arrivavano ancora, no? Sì, sì. E poi, chiaro, le foto bellissime che arrampicavano su sti muri in Verdon, per dire. Sì. Tu l'avevi visto arrampicare in Verdon? No. Manolo. Sì, sì, l'ho visto. Sì? Sì, sì, l'ho visto, e anche i francesi erano rimasti basiti, perché era già il periodo, come diceva lui, che questi top climber si spostavano per cercare di liberare. Lì in Verdon si parlava di liberare i tiri, sì, anche solo io l'ho visto, bravo, io l'ho visto ai tempi di Pisney Bull, bravo, queste cose qui, tipi, no? Facevi Chrysalis, e lui è arrivato, addirittura appunto girava questa voce che era arrivato in bicicletta già all'epoca, già a me mi puzzava, perché io magari non aveva la patente, io ero un alpinista e andavo abbastanza in bicicletta per allenarmi per le spedizioni, così, quindi sì, dicevo, sì, chiaro. Figa, sapevo bene dove era, dove abitava il Manolo, no? Arrivava giù in Verdone in bicicletta, dicevo, ma probabilmente la bicicletta era sulla macchina, ogni tanto c'è un pezzettino, no? Perché sai, vabbè, comunque è arrivato giù con la bicicletta e non mi ricordo più bene che tiro aveva fatto sotto gli occhi anche dei francesi, che vabbè, adesso magari si parla di robe banali, forse 7B o 7B più, una roba così. Beh, ma no? Pisney Bull no. No, perché poi non si vede il bomber. Però per dire, per me, cioè, io ho un'immagine che secondo me è l'emblema dell'arrampicata. E la foto di Manolo su Pisney Bull sul bloccaggio, sì, col bilito, sì, che va a cercare l'altro buco, sì, cioè quello, il muro su cui sta arrampicando. Io, vabbè, io cominciavo a arrampicare all'epoca, avevo visto questa foto qui che arrampicavo forse neanche da una settimana, ed è, penso che sia stata la foto che ha catturato tutto il mio immaginario, no? Vedere quella persona che arrampica su un muro liscio, che si tiene con due dita in una posizione praticamente perfetta, era l'immagine a cui ambire. Sì, c'era un po' nell'immaginario, sì, questa cosa dell'arrampicata elegante, con questo modo. Io sono sempre stato
più molto, efficace. No, molto scettico e eravamo anche un po' irriverenti, perché a me sta roba mi è sempre parsa una cagata micidiale di queste spaccate, queste... Ma c'era al primo sport Roccia, c'era sì, anche la gara di stile. Per fortuna. Ti ricordi che roba ridicola? Io non lo sapevo. Sì, per sì, fortuna io... Ho chiamato anche uno scenografo della scala sì, a dare il voto di stile. C'era lo stile. No, forse non c'era lo stile. Sì, sì, c'era lo stile. Una cagata micidiale. Che facevano tutti i buffoni. Ma, sì, c'era sta roba qui. Per fortuna io leggevo i tempi. Cazzo. Sì, 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 delle cagate. No, ma sì, ma perché arrampicavano sul quinto più sul sedile? C'era la danza classica. Facevi le tallonate sul quarto più. Per fortuna io leggevo Mountain, la rivista storica inglese, dove comparivano già Ron Fawcett con i calzettoni, proprio l'opposto dei fighetti francesi, Moffat le prime volte. Quindi quando poi questi sono arrivati in Verdun, cazzo, erano i punk che arrivavano, c'era Ben Moon, era sì, un punk in quel periodo lì. Fatto è finito, era con Moffat in quel periodo. Per cui c'era questa cosa dell'arrampicata elegante che era una minchiata gigante. No, però c'era gente che comunque c'erano arrampicatori che ce l'avevano, lo stile ce l'avevano insito. Allora, Berol. Berossi, allora, questa storia della danza scarade, okay. Mi lo sa cos'è. No, e tutti la danza scarade, però l'arrampica elegante, veniva a finale, faceva i tiri di 7A facendo così e cosa, ho capito, sul 7A sono buoni tutti. Io un giorno, un giorno tutto. Arrivo alla Lubière, che io scalavo tanto lì, giro l'angolo e c'era sto Bombè Peripheric West. Mm. Che non era ancora stato risolto, e becco Berol con Eddie Boucher, che Eddie è un Boucher, fortissimo sì, scalatore di quelli non conosciuti, okay, di Parigi, che provano sto Bombè. Tra l'altro, un secondo tiro loro si assicuravano a spalla per dare la corda più veloce. Aspetta, per la corda più veloce. Fanno un po' di tentativi, Eddie Boucher salta in cima, sfatto, scalando benissimo, e lo fa. Patrick, io non lo conoscevo ancora, ma era il mio mito, perché sai, sti piedi in su, testa in giù, elegante, parte, fa sto Bombè, arriva sulla placca veramente dilaniato, inizia a tremare e a battere il piede così per saltare su, e io a ridere con gli altri, ecco la danza escalade. E da quel giorno lì il mito della danza escalade è finito. Quando l'anno dopo ho conosciuto Patrick alla finale, abbiamo arrampicato assieme, io gliel'ho subito raccontata, gli ho detto ma che cazzo, e lui rideva come un matto. Perché alla fine era anche marketing. Un pochino forse. Eh sì, perché lui ha riso come un matto. E allora sta touchette del piede che faceva, proprio ha metrato tutta la placca finale a colpi di piede, come tutti noi quando tremiamo. Sì, sì, sì. Quindi la danza escalade va bene sul quinto, sul sesto, sul sei A, sul sette A. Come di stile a sport roccia. Beh, però ma guarda, abbiamo riso negli anni, poi fino cosa ha fatto, come si chiamava, la Stefan Glovac alla finale di Sporroccio 85, non ti ricordi? Però Stefan proprio no, ce l'ha, ecco, lui ce l'ha, che si è messo in spaccata, ha tirato fuori lo spazzolino. Stefan, ecco, non l'avete mai visto? Sì, che tirava fuori lo spazzolino, sì. Vabbè, io non era ancora però Stefan era un qualcosa a metà tra queste cose, tra sì, era lo stile istintivo, come Edlanger aveva uno stile felino istintivo, certo, dove poi se lui doveva aprire da là a là lo sapeva, però, fare, però era funzionale la mossa, a salire, non, era la mossa, la mossa di tirar fuori lo spazzolino, sì, e pulire l'appiglio, sì, in finale a vista, sì, capito, ma erano tre gradi sotto. Cioè, aveva 3 gradi di margine, okay, sì, però lì è stato però proprio è un'operazione veramente marketing, ha creato, vabbè, sì, però secondo me è lì che lo spazzolino è stato consacrato come elemento il più felino vita, che ho visto scalare adesso Cortigio, citando i felini, che a me è sempre piaciuto come scalatore, che l'ho visto scalare la prima volta a Gauche de Loup, sì, il canadese, come si chiama, Sean McCall. Sì, è vero, bravissimo. Sean McCall. Beh, ma Cortigio anche, ma è molto simile. Lo vedevi scalare, era un che fanno queste accelerazioni, un gatto, sì, sì, proprio un gatto, come dicono i farlocconi, un gatto. Guarda quello là, va su come un gatto, è no? Come un gatto, quello andava vero, su veramente, Sean aveva McCall, veramente una scalata da felino, mi è sempre piaciuto tantissimo quel ragazzo lì. Ma come vedere la Gambret in gara adesso, sembra che non abbia, ma lì sono, cioè, la gravità, strategie, sono strategie tattiche, vabbè, ma adesso
hanno un livello che, ragazzi, poi vabbè, sulla plastica, la magari plastica è una cosa, loro abituati come sono a scalare, sì, sulla ma plastica, sì, ma poi comunque adesso capiscono anche già dove accelerare, sì, dove, esatto, il gesto è funzionale alla prestazione, invece magari una volta il gesto era una cosa proprio che ce l'avevi, sì, tu, sì, lo facevi così perché ti veniva, sì, così, non era funzionale a qualcosa, adesso è molto più scientifica, se vogliamo, da sotto tutti i punti di vista, non l'arrampicata, quindi sei anche portato a fare, sì, certi gesti, arrampicare in un certo modo, perché più istintivi, sì, magari, sì, sì, erano anche su gradi dove riuscivi a esprimere di più questa istintività, perché cioè sul 9C, beh, sì, però è il limite con le unghie, io ho avuto la fortuna di essere lì, io ho avuto due o tre botte di culo di vedere top climber, sì, fare realizzazioni della Madonna. In quel caso lì non l'ho visto realizzare, però c'era vicino, ero lì alla Ramirol quando, come si chiama, Seb Wang, okay, che provava quello lì, DNA. Il suo DNA. Tiro lì DNA, è veramente un bello spettacolo da vedere, però sai, lì distintivo proprio, c'è niente di distintivo. Se vogliamo ritornare, sì, sì, a Manolo, io sono stato con lui su Eternit, okay, famosa, sì, 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 discussa, sì, vabbè, se vogliamo parlarne, cioè, è stata una giornata allucinante per me, perché ho visto una cosa che non mi immaginavo di una persona che arrampica a un livello così su difficoltà, perché poi l'ho provato anch'io quell'anno, era ancora un anno che avevo arrampicato molto bene quell'estate su placche verticali, per cui non da fare quelle difficoltà lì, ma da appendermi e capire su che cos'è, e mi ha scioccato, perché era un mix di altissima difficoltà e uno stile unico, cioè si modificava su sta cosa, una cosa incredibile è stato per me, anzi un po' scioccante. Anche perché tu eri molto scettico su Manolo. Io ero molto scettico, ai tempi nostri, non ero scettico, ero all'inizio quando è venuto fuori negli anni 80, quando abbiamo iniziato a fare le gare, e c'era questo dualismo del anche lo scalatore fortissimo che non faceva gare, ma faceva cosa, e noi che ci siamo buttati dentro le gare. A me spiaceva solo che tante volte Manolo fosse riconosciuto come lo scalatore più forte d'Italia in base a cosa. Io dicevo vieni fai le gare, e ero stato molto critico in quel periodo lì, e questa cosa, pur rispettandoci, quando ci vedevamo eravamo sempre in ottimi rapporti e tutto, però non c'era mai stato quel feeling, io non andavo al Totoga, lui non veniva a provare i tiri a finale, e così. Negli anni poi questa cosa a me è un po' passata, infatti poi l'avevo invitato a una serata a Gressonei che presentavo io, lui era rimasto colpito, dopo di quello gli ho detto voglio fare delle foto su Eternit, sì. Posso venire? Lui quella cosa lì mi ha cambiato proprio la visione della scalata che ho avuto, perché vedere una persona a 50 anni scalare ancora a quel livello lì, quella roba lì ne aveva di più di 52 ne aveva, era nel 2010, ma anche perché se ne parla ancora adesso, hai capito? Ma non apriamo il capitolo Eternit, però se vogliamo ne parliamo, ma però per dire, Manolo per me è un bel mix di arrampicata efficiente e eleganza, perché comunque si muove con una padronanza e su quella roba lì, con una difficoltà veramente da marziani, perché quella via lì è così, mi ha scioccato, quindi resta uno di quelli che sono i miei esempi di come avrei voluto arrampicare nella vita, come Lange, come Manolo, come Stefan Glovatz, come Cortigio, come questi qui, sì, cioè sì. Se penso Marzio scala bene, cioè se penso a bravi scalatori, Ballera scala anche bene. Sì, su 7 anni. No, ma che c'entra? Scalare è come sciare, dai, non è sì, che... Sì, c'è uno stile. Paris, sì, sì. Non so se scia bene, scia forte, sono due cose differenti, dobbiamo anche un po' scindere. Come si scia adesso, gli atleti se li vedi sciare in campo libero. Lo so. Però non tutti sono... Dopo invece, cioè, se vedi sciare la Schifrin dici... Ecco, lei è Dio. Mi viene giù la bava. Anche a me, lei è Dio, ecco.
cazzo, sì, però arrampicare gli dopo, sì, c'era anche quella sui componente gradi, sui gradi di adesso, sui gradi di adesso scalare bene, no, è un'altra anche tipo di scalata tipo di scalata un po' diverso, sì molto diverso. No, ma mi ricordo bene gli episodi che stai citando tu del Manolo, perché avevo vissuto, diciamo, un po', perché io già cominciavo a lavorare con le aziende, no? Appunto le lamentele dei top climber di allora che stavano emergendo e già stavano alzando le difficoltà, però le aziende non è che se li filavano tanto, si filavano ancora di più gli Edlinger, sì, i Manolo, i Glovaz, questi qua, perché erano diventati... Sì, però Patrick è venuto a far le gare e ci ha fatto vedere a tutti come si faceva certo, quando è andato a Snowbeard. Certo. Sì, li ha messi in fila, messi in fila tutti in America. Ah, li ha messi in fila tutti. Tutti, ma sono fermati tutti a metà, certo. Li è andato in cima. E cioè, però guarda che lui in Francia ha sofferto un po' di questo fatto, che poi quando sono arrivati vari tribù, Rabotou, però lì era proprio bella, ovest della Francia contro sud della Francia, che ce l'avevano un po'. Ce l'avevano un po' con il Dillinger, perché loro si sentivano, magari lo erano anche realmente, lo stavano sorpassando. Mi ricordo l'estate che lui aveva risolto le Specialist, che era il tiro piombante in Verdon, che era in lizza con Tribù, sì. E se la sono... Se l'ha portato a casa l'appiglio. Sì, se la sono... Ah, poi parliamo degli appigli portati a casa. E se la sono un po' giocata, sì, così, sì, poi sì. C'è stata la gara a Snowboard dove Tribù ha detto adesso vediamo questo qui com'è. Invece, e a fine gara è andato da lui e gli ha detto Patrick... Sei più forte. Sei più forte. Sei più forte. No, devo ammetterlo, sei più forte, ma di tanto. Le speciali... Pensa che mi sembra di ricordare, sono quasi sicuro... che avevo assicurato Severino, certo, quando ha fatto la una prima... delle prime ripetizioni. Lui l'ha fatta in giornata? No, in giornata no, immaginò. Perché lui era lì a scalare, sì, con Max Gotta, certo, papà di, sì, di Gotta, sì. Poi Gotta è dovuto andare via, ero in giro per il Verdon e non aveva qualcuno che andava giù a assicurarlo a fare... E che, cioè, cazzo, oggi... La sento, vengo io, sono andato giù a assicurarlo, postaccio, che per essere in Verdon, sì, andare in Verdon, io mi ricordo ancora però giù dal tiro quando lo scali è bello, è bellissimo. Vabbè, io non è bello, io l'ho fatto un po' di giri, non ho mai avuto un livello di provare un tiro del genere, ero lì a assicurare lui e l'aveva provato, fatto, no? Una fatto, sì. Hai fatto, sì, sì, proprio sì, una delle primissime ripetizioni, ma mi ricordo più di che anno sto sì, parlando, sì, l'aveva però... fatto penso la prima Gerhard o Rager, la forse era Yama. Beh, no, o Tribù e Redlinger, cioè, sì, e Tribù e Redlinger se la sono fatta loro, prime... poi Yama, poi Gerard, sì, e poi esatto, penso Sever, sì, Sever, penso Sever. Sever. Sono andato lì, difatti io non capivo neanche tanto bene su che difficoltà, mi sono reso conto credo qualche anno dopo, però era già una scalata facendo moderna, sì, con gli appigli di resistenza, beh, sono dei tanto volumi, grandi gli appigli comunque, ma non piccoli, anche abbastanza distanti, sì, distanti, era innovativa per quello. La, sì, infatti, era, specialista è stata innovativa un per tiro quello, sì, per... innovativo per la fisicità, non è, gli appigli non erano, non mi sono sembrava, piccoli, no, per, a poi me quando vedevi queste foto questa già... sorta di a me sembrava una roba già, cioè, mi ricordo la foto su Vertical di Tribù con gli occhi rossi, gli occhi spiritati, con i cordini che pendevano, cioè, puttana, è una delle che... più belle foto bellissima, sì, che ho mai visto, sì, veramente, proprio dentro un momento, sì, non è una foto, è un momento, momento, esatto, dentro, sì, esatto, sì, al momento spiritato, sì, sì, di sì, questa sì, cosa che è bellissima. No, adesso che parlate un po' degli stili, ma gli inglesi secondo me avevano quello stile proprio cattivo che dicevi te, quel moffa da punk, del tono integrale, ma che loro, era la vita, la società loro che li sì, portava quello. Io sono, cioè, mi piace tantissimo quella cultura così che arrivavano, poi pestavano come assassini e poi scalavano. Sempre c'era questa doppia specialità in Inghilterra, per sì, essere considerato forte in quegli anni facevi le via speed, ma dovevi fare dovevi le fare vie entrate, anche le vie entrate, esatto. Quindi c'avevano un approccio e anche certe on-site che hanno fatto su certi tiri trad, sì sì, perché se no significa una dedizione
Sì, che lì lo stile lo guardavi un po' meno, forse anche la sopravvivenza arrivare su. E quindi avevano questo stile, questo approccio, specie sull'arrampicata a vista, che hanno insegnato. Quando Moffat è arrivato in Verdun e partiva su questi, lui è partito su un Papillon Sight a vista, non è che si è calato sul tiro a toccare gli appigli, lui è partito per, e l'ha sbagliato all'ultimo appiglio. Sì. Con lo Suomi Belt, con l'imbragatura era quella della Yosemite, i giri di fettuccia. Ah, e basta per essere più leggero. Sì, sì. Pensa che roba. Pensa che roba. Togliere 15 grammi. Ma forse. No, erano delle cose barbare. E hanno proprio fatto vedere quella campagna lì. Beh, però c'aveva la suola della Boreal, che era leggenda, sì. Quella era suola lì. No, ma l'ha fatta perché c'ha quella lì, attacca, si attacca alla roccia. No, cazzo, quella vacanza lì, lui aveva fatto vedere ai francesi qual era il livello dell'arrampicata a vista, cioè i tiri che loro facevano, aveva fatto Pol Pot, ma anche, come si chiama, a Sossois. Che aveva fatto no Sossois non aveva fatto l'altro 7C famoso, no, Scimpasodrome l'aveva fatta Flash, perché la provava, era andata con Ben Moon, Ben Moon faceva una e l'altro Bidule, cioè l'aveva fatta a vista, vedi. Scimpasodrome, una via famosa, io sono andato con Giovannino, storico Scimpasodrome. Apposta. Che poi era figo perché leggevi ste cose e poi andavi solo per vederle, sì. Cioè, capito? Sì, sì. Mica, va, fatto quella, andavi sotto come se fosse un santuario. Io e Giova partivamo, leggevamo di Scimpasodrome, abbiamo visto la foto di Bouvier, siamo partiti e siamo andati fino a Parigi per farla. Immagino. Siamo andati, stavamo 2 anni, abbiamo fatto tutto il mese di settembre tra Sossois e Fontainebleau, io e lui. A fare le vie storiche dei parigini. Che poi mi avevi raccontato di Godoff che faceva l'8A col lancio di monodito. No, siete de me, si è appartato. Siete de me, quando me l'ha raccontato ho detto, come il lancio di monodito? Io l'ho chiamato e ho detto, portaci a vedere sto cazzo di Fontainebleau, cioè noi non sappiamo niente. Sì, sì. E ci ha portato a Cuvier, siamo andati a Cuvier Rampart e ho detto, questo è un passaggio appena fatto, che ho fatto io. E no, l'aveva fatto Marc Le Menestrel, mi sa. No, l'ha fatto Godoff. E ci ha fatto vedere il primo 8A di Fontainebleau, che per noi era abbastanza liscio, poi non era stagione, diciamo tutte le scuse, che non era caldo, era settembre, però ci ha fatto vedere ed era veramente quando da noi ancora non c'erano ancora i crash pad, si chiamano culo che c'è la sabbietta e tutto. E poi giravano già con dei materassoni loro, noi ridevamo, io giovani, i materassoni, l'anno dopo erano tutti. No, l'anno dopo no. 2 anni. Perché uno, Giorgio Monchaussé, sai quello lì storico loro, aveva iniziato a produrre il primo crash pad. Nessuno l'ha capito però. Madonna, lo prendevano tutti per il culo. Chi è quello? È uno storico, l'applicatore di Fontainebleau, perché loro avevano questi materassi, che tiravano fuori dai sassi, finché uno ha detto, mi faccio una roba che mi porto a casa, me lo riporto qua, e ha iniziato a farlo, l'hanno preso per in giro tutti, e poi precursore. Beh, lì e poi ne sono passati di anni, perché poi i primi materassi che Loro li facessero in casa, certo, per loro era già, poi le aziende ci hanno messo. Ma è chiaro, sono passati decenni, poi se ci pensi, perché poi aspettate gli americani. Era figa sta cosa di leggere, di vedere una fotina su una rivista che ti scatenava il desiderio di andare in quel posto. Io sono cresciuto su 109 mattini di Gogna, Madonna, dove c'era lui fotografato in posti così, e io veramente siamo andati a farci, dico tutte le 100, ma quasi, per vedere quei posti, perché ci sembrava una nuova dimensione di e io qualche delusione l'ho presa, però visto di quelle foto che pensavi di andare in chissà che posto, arrivai là un cesso. Anch'io sono in Trobbio, un Trobbio bellissimo. Cazzo stai dicendo? Ancora adesso, ma sai che hanno rivalutato la strada, la parte lì di Dormi Martina di Magico adesso l'hanno rivalutata, è frequentata. Però dove ha messo la foto Gogna di una foto mia di là, la rocca di Baiedo. Un orto, un orto con quel pezzo di roccia. Lo zucco dell'angelo.
Beh, però per dire l'Angelone per me lo so. Aveva avuto quell'effetto qua. Io ho in mente delle foto sul muro lì di a tu per tu. Mi ricordo, avevo appena fatto la patente. Facevo l'idraulico. Cazzo stai dicendo tu per tu? Dai, l'Angelone. Scusa, l'antimedale. Però volevo dire che era bastata una foto. A tu per tu all'Angelone. E io sbagliato. È giovane, sono ragazzi. Ma siete partiti, non vi ricordate il nome adesso? Sbaglio uno. Mi è passato prima. Avevo visto una foto e ho detto no, io sta via devo andare a farla. Avevo appena fatto la patente, avevo detto al lavoro che stavo male, che avevo una visita medica. Il venerdì pomeriggio ero andato giù a vedere sta placa. A tu per tu, quella, ma no, tu non per quella l'Angelone. Pensano che l'ho chiamata io. No, ma ce n'è un altro. Ah, no. Di quale parliamo? A tu per tu è un'antimedale. Ma ce n'è un'altra forse dove dice lui. No. No, cercavo di fargli la spalla. Scusa, a tu per tu non l'hai liberata tu? Sì. No, lui. Ma sì, tu per tu però non l'ho chiodata io. Non l'hai chiodata tu? No, tutti pensano che l'ho chiodata io perché io ho iniziato a chiodare a... Chi è che l'ha chiodata? Beppe, no? L'ha chiodata i fratelli Dallona. Sì. Ma se ti racconto come hanno fatto a chiodarla, ma c'è da pisciarsi addosso dal ridere perché Dallona, che è sempre stato un visionario, perché lui era veramente un visionario, arrampicatore molto attivo. Bravo, anche molto bravissimo. Minchia, bravo, se parliamo di stile ci sarebbe da discutere, perché se parli di gambe che tremano, Dallona era figa, top, era veramente a vederlo scalare, sembrava che veniva giù da un momento all'altro, non veniva mai giù, c'era una forza nelle dita impressionante. Comunque aveva delegato il fratello a chiodare, lui quel giorno lì non c'era, lui aveva visto la linea, una linea che lì in mezzo aveva dei miei tiri, no? Però io non avevo mai chiodato perché pensavo che era impossibile salire da lì, no? Invece lui aveva visto che da lì si poteva salire. È arrivato suo fratello, eravamo su tutti, no? È arrivato suo fratello con una bustina, così, con scritto sopra, saleva. Aperto con la zip, e c'era dentro un... Io sapevo già come si usava sta roba, perché ci avevo chiodato già un po' di tiri, no? Pianta spit, e gli spit, 4-5 spit, ti vendevano proprio la bustina. Certo, ti vendevano una bustina con percussore e 5-6 spit, no? Vabbè, è arrivato, ho aperto sta bustina, mi sono messo lì e continuavo a sentire patapim, patapum, pam, pam, pim, patapim, patapim. E era sempre lì, allo stesso punto. Dico, no, è possibile che ci mette così, la roccia lì dell'antimedale è abbastanza tenera, non è marmo. Allora guardo bene cosa cazzo stava facendo, minchia, era appeso praticamente... Col percussore, no? Il percussore aveva il maschio, no? La vite, la filettatura, il maschio. Con quello. Sì, non ci aveva messo su il bussolotto. Non ci aveva messo su il bussolotto con i denti. Era lì che aveva una spalla, aveva mandato a puttane. E dico, ma cazzo stai facendo? E non riesco a fare il buco. E per forza non riesci a fare il buco. E allora non c'hai su. Perché è una scoperta. Perché non ho fatto quel giorno. Ho scoperto come funzionava, ho dovuto, ma non c'era nessun tutorial su YouTube, ho dovuto che ti andare a ricomprarsi le cose e poi ha chiodato sto tiro famosissimo che poi avevi liberato tu, poi l'ha fatto lui, Beppe, penso di sì. Sì. E sì, poi sì. L'ho fatto io, l'ho fatto nell'87, perché lì al periodo c'era... lui aveva mandato, io curavo per Alp la cronaca della Libera, famigerata cronaca della Libera, e lui ha mandato, che non è mai visto, non è mai capitato, un foglio in cui tesseva le lodi di questo tiro prima di averlo fatto. Che nessuno aveva mai fatto una roba così. Grosso errore. No, ma era stato anche simpatico. Però aveva scritto, a detta di molto più duro di Papillon Sight, a detta di Camos, molto più duro di Peter Pan. A detta, io ho sbagliato a non tenerle tutte queste cose che arrivavano da Alp, e queste già, letterine, Madonna, perché erano le letterine, perché non c'era internet, la mail o cosa. Arrivava la busta con scritto. Ha detto, e chi non ci crede venga a provarlo. Ricchia, io immaginati, ero già col culo sulla macchina, il più Alp organizza ai Resinelli l'incontro della redazione, andiamo il sabato lì, io il sabato pomeriggio finito di mangiare, gli altri andavano a camminare, ho detto, cazzo vado a camminare, vado all'antimedale, sono partito e
Penso avessimo l'appuntamento io e te, perché io non sapevo neanche dove fosse. Mi ricordo che l'avevi fatto, ma non sì, ma poi siamo arrivati su e mi ha detto questa, tu per tu, e lei, via, come al solito, senza riscaldamento. Chiaro. Noi siamo campioni, e lui siamo arrivati. Ad attaccare diretto. A San Nicolò siamo corsi su per la cosa, io ho messo le dita su Kendo, e finché non l'ho fatta non sono sceso, senza toccare un tiro a fianco. Sì, sì, cioè sì. Proprio diretto. Questo è. E a tu per tu era andata così, il sabato l'ho provata, la domenica poi andata, sì, una roba proprio all'ultimo tentativo della giornata, col buio. Guarda che io col frontale. Ma no, io l'ho provata due giorni, questo mi ricordo, sta losanga centrale, che c'era un passaggio che io provavo diretto. L'ultimo, pensavo fosse l'ultimo tentativo, perché poi me l'ho aperto e tutto, cazzo cado e dico, ma no. Non la faccio, devo tornare. Metto una mano in là e trovo. Non so se tu fai anche. C'è una tacchettina che ti tira su, tac, e diventava. Ma una cagata micidiale. Sono ripartito, sono arrivato lì. E poi è stata una cosa quasi tragicomica, perché arrivo a un certo punto, c'era un rinvio girato. Io non riuscivo a mettere la corda, mentre metto la corda mi scivola il piede, io rimango lì inebetito, poi c'era Marco Mola che inizia a urlarmi, Marco, vai bastardo, allora questo dito che sanguinare, rifaccio il passaggio, l'ho morsettonato poi sopra e vabbè, fatto un tiro bellissimo, però non me l'ero tanto goduto perché mi ero tagliato le dita, sì. Poi volevo farlo quel giorno lì di non dover tornare. Però è incredibile come ti ricordi tutti i movimenti, ancora i movimenti. Quello lì sì, perché veramente c'ero rimasto male, che avevo fatto un casino di tentativi, infatti e c'eri anche tu. Fuori e poi alla fine, quando ho detto, cazzo basta, me ne vado via, ero lì appeso, tocco lì, dico, ma che cazzo, ma guarda che scemo, un rovescetto c'è, cioè, qualcosa del genere, che mi riuscivo a tirarmi su e tac, lo ricordi. E quindi il bloccaggio che prima era molto difficile diventava, perché sì, tiravo su, tiravo su un piede e clic. Ho detto no. Ci sono movimenti comunque che nella vita di un arrampicatore rimangono urca per sempre lì, per sempre rimangono lì. La rivalità in sosta Peter Pan. Madonna. La rivalità in Peter Pan me lo ricordo anch'io. Zippa, sì, è stato un calvario per me quello lì, che volevo prendere la catena e dire adesso me la do buona così uguale. E sì, perché una volta Peter Pan aveva la sosta più bassa. Sì, noi l'abbiamo già fatto nella versione, quella che dicono più difficile. Ok, eravamo, sì, noi eravamo molto etici, per cui arrivare vicino alla sosta e prenderla... No, cioè, è vero. Era sì, così, sì, che vero. In mezzo al passaggio avevi la sosta qui e tutti poi che l'hanno fatta la prendevano. No, e sì, noi invece sì, non ce la davamo, sì. Facevamo... Passaggio, quindi era già ti era ribaltato, sì, poi invece hanno messo due spit in più, mi sembra. Però sì, è ancora difficile. Allora il passo più duro è quello lì. Il passo più duro è quello lì che devi sì, ma noi l'abbiamo fatta già nella sì. Non prendendo la catena. E beh, comunque io un mio carissimo amico che l'ha fatta che scala sul 9A, quindi scala anche bene, l'ha fatta adesso di recente, l'ha fatta al secondo giro, credo che sia una bella prestazione, fare Peter Pan al secondo giro, andare su Cimo, non so se lo conoscete, no. Mauro Sormani, adesso qua in giro uno dei top climber della zona, insomma. E l'ha fatta al secondo giro, insomma, bello scalare. Sì, difatti ci sono lì, c'era lì della gente che la sta provando anche qualcuno. Ma noi eravamo un po'. Noi facevamo oltre tutti i tentativi con l'omologatore, il Camos. No, però era anche luglio. Sì, noi eravamo a luglio. No, era agosto. Erano le vacanze di agosto. Sì, eravamo le vacanze. Erano le vacanze. Quindi noi ci siamo fatti tutti il giro delle tiri d'Italia. Comunque l'omologatore di Cornalba è il Vito Livoni. Però Vito. Che casualmente era lì l'altro giorno quando l'ha fatta al Cimo. Pure, anche se lui era enciclopedia. Ce lo tirano fuori. Ha tirato fuori. Cornalba è da un po' lo specchio, secondo me, dei tempi, la nostra visita là, perché noi arriviamo a Cornalba e Camos, prova Jedi, il tiro per te, prova Jedi. Ah, ecco dov'è la figlia portata a casa in Italia. Che anno era? Mi ero scordato questo. Era 87.
87. Prova Jedi, io dico, ma no, 77. Provo Jedi, c'è cioè, Peter Pan, c'è altri tiri, faccio, no, prova Jedi, no. E io dico, faccio Peter Pan, provo Peter Pan, la faccio, prova Jedi, no, dai, c'è anche Apache. Sì, Apache. Faccio Apache, tic-tac, quella proprio... Era nello stile. Sì, era nello, anzi, rispetto al finale mi sembrava che gli appigli fossero un pochino più netti. Sì, sì. adesso sono belli unti. No, ho capito, però io arrivavo da quella arrampicata Braille, Cornalba, stessa inclinazione, ma mi sentivo. Era un'arrampicata che mi veniva. Stile. Bene. Allora, alla fine, dico, poi lui faceva i tentativi su... Peter Pan, io dico, vabbè, adesso proviamo sta Jedi. Prova Jedi, la fai, provo Jedi, cazzo, il tiro per me era proprio gli appigli un po' più buoni, fisico, tun tan, il famoso dove lui gli partivano i piedi. È vero. Che gli avevo fatto le foto, a me veniva proprio bene. E gli ho detto, oh, era l'ultimo giorno che stavamo, ho detto, bene, dalla prossima volta provo Jedi. E vedo il camosca cambia perché non l'aveva mica fatta, no, perché subito mi ha detto prova Jedi, perché dice immaginati se questo fa Jedi farà neanche Peter Pan, e io ho fatto tutto, ogni via che facevo vedevo che cambiava un po' l'atteggiamento. Quando provo Jedi ho detto porco zio, è il mio tiro proprio più fisico degli altri, perché sì, cambia stile, sì. Ho detto, oh, dalla prossima volta provo Jedi, vabbè, poi io buco la volta dopo dove va lui, che se andavi per far preparare la maturità. Ah già, è vero. E dormiva nel baitello. Io dormivo nel baitello. Tutto nel baitello. Dai, capito, sono andato a studiare. E dormivamo nel baitello del camos. E una sera, dopo un po' di birra, gli ha detto, te e il tuo amico Gallo, lontani da Jedi. Io torno una volta, provo Jedi, arrivo sul passaggio lì, non c'è più l'appiglio. L'appiglio era come il camos dormiva con l'appiglio sotto come tribù che ce n'era andato con l'appiglio. Si è rotto, domani lo vado a mettere su, finché c'ero io. Non l'ha più messo. E quindi sì, perché c'era un po' all'epoca, comunque c'era un po' l'esclusiva del tiro, la proprietà c'era. Sì. No, anche adesso noi non l'avevamo, sì, qualche psicopatico c'è in giro. Noi a finale non l'avevamo. No, era più open perché project, avevi la certezza che nessuno arrivava al finale. Esatto, era open project perché li tenevo solo io però l'hanno provato tutti, per dire Iena prima che io la facessi ha provato a mezzo mondo e Ombra anche, ho portato tutti però è andata anche bene. Ma no, è che ci vogliono le condizioni, c'è anche questa cosa lì, qui è difficile trovarle comunque. Anch'io ero andato un paio di volte a provarla, cioè, se vai a luglio o vai a gennaio cambia. Noi andavamo a luglio, le vacanze. Però c'era un po' la proprietà che non dovevi, infatti io passavo un po' per quello che andava in giro per l'Italia a ciulare i tiri agli altri. No, ma me l'ha raccontato, no, per dirti com'era la cosa che me l'ha raccontata Mauro Corona 3 anni fa, che è venuto a Gressonei, abbiamo fatto una giornata a camminare assieme. Tu ricordi come si chiama quel tiro verticale che avevo fatto? Si chiama Poltergeist. Poltergeist, mi ricordo. Erto. Noi andavamo, quando pioveva, che eravamo in Dolomiti, anche l'altro posto dove Erto. Ci trovavamo tutti. Erto, c'era Gerard, c'era Igor Koller dai tentativi, alla Framola, alla Via della Mamma, eravamo tutti lì da Mauro. E provavamo questi tironi lì, famosi, pole position e cosa, ma era sempre caldo. Io non so perché vedo sta placca, gli dico a Mauro, cos'è sta placca? Verticale, ma il tiro del Manolo, l'ha fatto il Manolo, dai che lo fai, dice che almeno 8A, dai che lo fai, provalo, l'ha fatto il Manolo. Io di nuovo, muretto verticale, non ho fatto tanti tentativi, l'ho fatto. Ah bravo, lo dico al Manolo che l'hai ripetuto, viene Mauro 3 anni fa da me e fa, zio cantalo, devo un po' di birra, mi fa, per dirti un po' com'era l'ambiente del tempo, te la devo proprio dire, quel tiro là non l'aveva fatto il Manolo,
ma non abbiamo avuto il coraggio né di dire a te di non provarlo, ma quando tu l'hai fatto, che sei stato il primo, non gliel'abbiamo mica raccontato a Manolo, gli abbiamo fatto credere che tu non l'avessi stato imboscato. Sì, ma quel tiro lì è tuo, eh? E tu hai detto, vabbè, grazie. Però era così, no? Cioè, sì, se sì, era sì, il tiro di Manolo, in teoria non avrebbero dovuto dirmi di provarlo. Poi lì erano gentili, Mauro era un ottimo ospite. No, però per dire, racconta un po' la cosa, me l'ha detto 20 anni dopo, che infatti abbiamo riso, abbiamo bevuto altre birre quella sera. E beh, ma comunque, almeno qua in giro, ancora adesso è così, chi si chiude i tiri... No, ma questo così lo capisco, è giusto. No, ma anch'io, io però... Io rispetto, cioè, se uno mi dice il tiro, fai bene. Sì, ho capito, ma se chiudo io un tiro di 9B, non è che posso dire finché non lo faccio io, non lo fa nessuno, perché sennò sta lì per sempre in salito, cioè devi avere anche un po' di buon senso. Cioè, infatti, se dei tiri che però puoi fare effettivamente a breve, se uno ci okay, mette del lavoro... Perché andare lì a... Sì, a fare... meno che lui non lo dica, voglio dire... Ah, sì, se dici prova tiro, Jedi, guarda... io lo provo. Poi... Beh, certo, lì lo diceva pure. No, era stato simpatico, cioè, poi siamo sempre divertiti con Camus dentro il baitello. Sì, era... quando c'era... eravamo stati su quando c'era stata l'alluvione pazzesca, a girare con la macchina, con la sua Ford Escort, a vedere i disastri in giro. No, no, poi Cornando, le dighe... Ragazzi, cioè... Cioè, no, non è mai esplosa come film. Vabbè, però c'è stato anche Honda, secondo me la Cornalba, mia. No? Sì, sono dati top perché sono stati praticamente invitati da organizzazioni limitrofe, sì, allora non viene lui di sua, ma anche diciamo gli arrampicatori forti lombardi o quelli che sarebbero anche comodi andare. Beh, è uno stile severo anche severo. Quello è... adesso qualcuno ci va, però non è mai stata così diciamo considerata, così frequentata come dovrebbe essere, perché il posto è veramente meritevole. Io penso anche soffra sempre di più i cambiamenti climatici, perché fa sempre più caldo e quel tipo di arrampicata lì ha bisogno sì, delle condizioni, come certi certo, tiri a finale, se non vivi lì devi aver culo per provarli, esatto, perché sì, certe placche verticali con sti appigli che non senti, sì, che non, sì, o vedi che la giornata è giusta, se no io sfido a... Ah, ne prendi legnate ma io... non ti muovi. Io penso che Cornalba in maniera simile soffra anche un po' di quello, cioè la finestra di tempo invernale secco sì. È sempre più... Vero, perché per le giornate sono proprio calde. Io penso che un po' anche l'arrampicata inizia a soffrire questa cosa qua del... Sì, diciamo che in tempi modernissimi sì, però finché giravi su difficoltà un pochino più contenute poteva diventare un posto di riferimento, certo, come lo è finale. Marco, noi come... abbiamo arrampicato tanto su quello stile lì. Non l'è mai diventato. Se tu ti alleni tutta la settimana su un profilo sì, così esatto, in città, ciao, ma chi te lo fa fare di andare la domenica? No, sì, cerchi la coppia del giù, tuo muro. No, infatti, esatto. Sì, infatti è vero. Penso sia corretto. Sì, sicuramente. Cioè, lo farei anch'io. Voglio... Però il posto è veramente posto leggendario, è unico, leggendario, bellissimo. Sì, proprio bello. È una delle grandi falesie che tu abbiamo visto. Nel vuoto. Sì. No, no, bellissimo. E invece personaggi come Core o Calibani? Sono forti. Ma cioè sono... È troppo tardi per chiamarle leggende anche loro? Beh, o sono ancora sì, lì? Beh, loro sì, porta vacca, sì, hanno portato, sì, hanno portato innovazione. Io e te siamo stati con Core da Dreamtime. Sì, sì, ricordo, sì, 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 quando, è stata una delle prime ripetizioni. Mi ricordo, lui l'aveva fatta, siamo tornati per anche fare la foto. Era freddo. È partito a freddo sì, quel giorno. Sì, è partito a freddo, forse è cascato l'ultimo freddo, movimento. No, 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 ma quel giorno gli ho detto, oh, dai, faccio due movimenti. Sì, che figata, è arrivato fino all'albero. Così. Infatti mi ricordo che Marzio fa, ma oggi allora la faccio anch'io. Va a toccare le pese. No, quel periodo lì Cristian era c'è più condizione. Peso. Sì, ma sì, io mi ricordo i video. Vero, era senza sì, peso in quel sì, periodo. Sì, era nettamente una cosa... Una marcia in più. Ma infatti l'ha dimostrato poi anche nelle
gare, quante era... campionato del mondo, esatto. Coppa del Mondo, era proprio di un alto livello. Come scalava, tipo Dreamtime aveva su forse i pantaloni bianchi, sì, e la maglia nera, ho fatto le foto con quelle... cioè muoveva ste gambe, un movimento di bacino, spalmava i piedi nel vuoto, lui era una cosa... l'unico che spalmava i piedi nel vuoto. Sì. Ma io ho sentito che al pannello lui metteva la carta vetro anziché i piedini. Può essere, non si può dire di tutto. Sono strofion faccio 45. Poi io ero andato anche a vederlo su Gioia. Razze. È anche un bello spettacolo, però su Dreamtime c'era proprio... Sì, c'era abbastanza scioccato. Era andato avanti e indietro tutto il giorno. Sì, a fare le foto. Lui ha fatto le foto e io avevo fatto il video. Come se fosse un sentierino. Sì. E Mauro Calibani secondo me è un po' il trade union tra un periodo ancora nostro, un po' più, come si può dire, genuino. No, no, genuino è tutto, è il nostro periodo così della scoperta e lato sportivo, perché poi lui, avendo mantenuto anche questa visione dei blocchi e del trad, e quindi avendo cercato anche in zone d'Italia dove magari non c'era questa grossa tradizione, ha avuto una sua evoluzione Mauro, che ma è ancora così lui, certo, sì, arrampicata, certo, in modo abbastanza, sì, romantico, che piace. Ecco, romantico, io cuore, cioè Calibani come arrampicatore lo conosco solo, diciamo, in maniera leggendaria, perché nonostante lavoriamo insieme non credo di ricordare che non abbiamo mai scalato insieme, per cui lo conosco solo per quello che ha fatto, per quello che riportano, sì, 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 le classifiche, diciamo, e la cronaca. Core, anche lui, no, forse lui l'ho visto un paio di volte scalare, l'ho apprezzato molto, a me non è mai stato molto simpatico, non so il motivo, e invece ho dovuto ricredermi, l'ho apprezzato molto in un finale For Nepal, si chiamava l'evento, sì, sì. Sì, che già rivestiva le vesti di tecnico, di allenatore, no? Mia figlia era molto piccola, mia figlia che ha scalato anche abbastanza forte fino a 15 anni, poi aveva smesso, era lì a partecipare e era già, diciamo, in odore di nazionale, aveva già fatto qualche garetta di Coppa Europa, sì, così, sì, lui, sì, era lì come tecnico, non la conosceva. Ovviamente sapeva che era mia figlia, credo che non ci siamo mai stati tanto simpatici, non so quale motivo, a vicenda. E invece io sono anch'io allenatore di un altro sport, però sono allenatore e l'ho fatto veramente tanto, e quindi ho abbastanza occhio su come, diciamo, si muove un allenatore. E l'ha seguita durante la gara, una, sì, gara di blocchi alla fine della raduno, era una gara come seguiva la Giorgia Tesio piuttosto che le altre atlete che conosceva meglio, e mi sono ricreduto perché ho visto che veramente era bravo, proprio bravo e competente. Vabbè, cazzo, uno che ha fatto la carriera, che ha fatto lui la competenza, sì, però cioè io nella mia carriera ho visto tanti allenatori, grandissimi campioni di sci, mi ha messi lì a fare l'allenatore, erano dei, non ce la facevano proprio, e mi sono ricreduto perché l'ho visto molto preparato, molto bravo, molto partecipe e molto appassionato. E vabbè, Calibani lo conosco perché come grande imprenditore, come scalatore, vabbè, parlano le cronache, le classifiche, però ha questa visione ancora quando ci troviamo per lavoro così, lui ha una grande passione ancora per l'arrampicata perché è ancora molto appassionato e ne parla molto in maniera romantica dell'arrampicata, secondo me è molto puro come scalatore. Sì, ancora questa cosa, la ricerca della linea, sì, bravo. Che è un po' il leitmotiv penso di tutti noi, sì, nel nostro periodo, sì, perché per me arrampicare andava assieme a chiodare, e Mauro ha continuato in quella direzione, come ha fatto Chris Sharma quando ha fatto quel progetto King Line, che sì, faceva, certo. Infatti è che... molto creativo, molto bello, era un'altra, in un momento in cui tutti erano di nuovo concentrati sulle competizioni, riportare il focus sull'ambiente, sulle grandi vie, cavoli, è un bel messaggio. Che è diverso da andare a fare l'ennesima via nel grottone, sì, o l'ennesima ripetizione, che è una combinazione di questo più quello più l'altro, però finisce lì a un coso appeso, cioè bello,
difficilissimo. Certo, però è esclusivamente sportivo. Ecco, certo. Quello che mi fa sognare è ancora qualcos'altro. No, infatti la comunicazione e la creatività di questi due personaggi, o di Sharma, come hai detto giustamente te, è stata potentissima. Almeno personalmente sono stati, subito dopo il video di Real Things di Moffat, che arrivava col detta integrale, sì, che faceva, sì, il bambo così. Cioè, delle espressioni di stile legate alla roccia, legate alla personalità, che sono stati veramente forti. Cosa che magari adesso faccio un po' più fatica a vedere, magari perché sto invecchiando un po'. No, ma è un po', è quello che provo io. Non è una critica, ma è quello che provo io. Però ecco, Sharma che arriva, per dire, col BMW che facevano un po' i bambi sotto Seus e poi provavano sti tironi, era comunque una comunicazione che era veramente bella e ti faceva proprio sudare le mani. Sì, ma perché adesso è molto più performance, sport standardizzato, codificato, sì, è quello che ci dà un po' più di impressione. È diventato uno sport, giustamente, chi come tutti gli altri. Chi ha vinto la Coppa del Mondo quest'anno? E chi lo sa? E noi siamo in cima alla piramide. Oddio. Sì. Aziende, dovete capirlo. Cioè, o si fa qualcosa per sto sport, ma se no... Cioè, viviamo tutti bene o male da arrampicata, perché io continuo ad avere i negozi, lui fa il rappresentante, tutti viviamo, e non sappiamo chi ha vinto la Coppa del Mondo. Io so chi l'ha vinta di biathlon, chi l'ha vinta di fondo, chi l'ha vinta di discesa, chi ha vinto le coppe di discesa di specialità, che mi entusiasma, e questo ho perso il contatto. Ma io la seguo abbastanza, però in questo momento vabbè, la Gambret, sicuro, buttala lì che vinci. La Gambret, però è un problema questo, è no, un problema, perché non è qualcosa di grosso, è sempre stata così, e le aziende, i nostri, beh, ma allora la domanda è: qual è la performance, che performance, l'evento, il momento più importante che ha catturato la tua attenzione quest'anno? Quest'anno? Arrampicata. L'arrampicata. La Annapurna 3. No, ma parliamo di arrampicata. Parliamo di arrampicata. Di arrampicata. Che cos'è che ti ha fatto sogno, che dice, che figata? Io sono sincero, l'unica roba, l'unico filmato di adesso che proprio ho guardato e ho detto, finalmente un contenuto che è potente, è stato quando Ondra è un'altra leggenda, certo, di niente, che ha esplorato tutto e esplorerà ancora di più, che però era andato a Sheffield, si era incontrato, non so se avete visto il video quello lì, e lì è uscito veramente la potenza della passione dell'arrampicata, del crederci, che ha ripetuto però, allora, di... però lì cosa fa? Ritorni indietro, è il presente che va ad apprendere dal passato. Che cos'è del presente veramente che dici, cazzo, ma qua ha fatto qualcosa di, anche come approccio, piuttosto che... Sì, a me, come dicevo prima, l'ennesima via nel grottone là in Norvegia, combinazione, dico, bravissimo, sono gesti spostivi, ecco, però a me piace, ma appassiona un po' ancora vedere questi ragazzi che fanno queste performance. Non è una critica, io non però... cioè, certo, si discosta un po' da questi discorsi, sai cos'era? Noi forse nel nostro periodo, anche quando andavi alle gare, c'è stato un periodo veramente che entrare in una finale di Coppa del Mondo eri insieme al Gotha, perché avevi Rabutu, Tribu, Edlanger, Glovatz, Nadine, Moffat, Arnold Kint, poi è arrivato Le Grand, che ha dominato, però era tutta gente che ha sempre avuto un forte legame con l'arrampicata su roccia. E adesso e quindi lo scalatore medio si riconosceva, il medio alto si riconosceva molto in queste individualità, perché ognuno aveva il suo prediletto, perché rispecchiava l'attività che tu facevi fuori la domenica, magari andare a provare il tiro. Cazzo, adesso è tanto distante questa cosa. Non parliamo del boulder, che è parkour. No, io non trovo male. Allora, tornando alla domanda di prima, non trovo male la storia un po' che c'è di Stefano su Excalibur, che adesso c'è sul blocco di Uka Taival. Sì. Bravo, che bravo. È figo, quello lì c'è un approccio diverso alla ricerca della performance, ovvero la condivisione. Esatto. Quindi mettiamoci tutti insieme, bello, riuniamo le nostre forze, che noi siamo gli specialisti mondiali dell'alta difficoltà,
puntiamo tutti. Peccato questo che quel tiro lì, sì, purtroppo certo, fatto in quel modo nell'immaginario non avrà mai una certo, breccia, sì, perché però, però l'approccio losanga liscia la, messa lì in quel buco. Sì, ma no, ma io non stavo parlando carino dell'estetica del titolo. Però l'approccio della comunicazione loro lo stanno facendo. Bello. Anche Bosi adesso, per dire, Bosi fa le dirette Instagram, che sta provando il blog, la tiene lì tre ore col telefonino, e si confrontano, vanno lì, ci provano, ricostruiscono il blog, ricostruire il blog. Sì, un altro modo di comunicare che è giusto, che può di nuovo far nascere un... Ma sì, penso che sia è al passo coi tempi, sì, e sì, questo è il nuovo modo di comunicazione, di cercare la prestazione. Ecco. Penso che sia l'unica cosa che mi abbia stupito di più rispetto a tante altre cose che sono appunto le combinazioni, sì, la standardizzazione. La performance. Invece quel romanticismo lì io vedo che continua nel mondo dell'alpinismo, comunque sia una percezione ancora un pochino diversa, no? Ci si immagina... ci si medesima un pochino di più, si immagina un pochino la parete, sì. Ma allora è proprio il un messaggio ambiente arriva diverso, un pochino anche... più avventura, sì. Però sai, si mischia, ma perché è un breeder che... di quello che va il normal jolly, come si chiamano in America, la persona normale, che va la domenica a fare una via in montagna, comunque vive le stesse situazioni che vive un top che magari è impegnato, sì, perché comunque c'hai l'ambiente, il tempo, la meteo, cioè i medesimi molto nell'alpinista. Quando invece un'attività diventa un po' tanto distante dalla pratica normale, capisco che noi non sappiamo chi ha vinto la Coppa del Mondo, perché... Ma no, ma io lo so, mi sfugge il nome, ma... Giuro! No, giuro! Sono preparato! Dovevamo prepararci! Sfugge il nome, ma lo so! No, dopo mi viene. È un pochino quello, che è tanto distante, tanto distante. E allora, così, invece... Ma invece, adesso diciamo, abbiamo parlato tanto dei tiri... in falese, leggendario, il percorso dei vari stili, inglesi, francesi. Però ci sono stati anche personaggi come Glovas, per dire, che è uscito dal mondo della falese, vinceva le gare e quant'altro, e poi è andato a provare a fare quelle robe sulle grosse pareti, no? Quello lo vedevate lontano come aspetto o qualcosa di... No. Bello da... No. Beh, tu alla fine sei andato in Patagonia una marea di volte. Sì, sei stato... ma io ho fatto tanto alpinismo classico, anche abbastanza spinto, perché vabbè, ai miei tempi non c'erano queste vie così estreme, però cioè, diciamo che il mio interesse era andare a provare le vie, quelle che erano considerate le vie più difficili, no? Non so, la Messner, il Grande Muro, piuttosto che la via dei Fakiri, sì, sì. Queste vie qua che all'epoca, il pesce in marmolare, nelle varie epoche, le vie un po' di riferimento dell'alta difficoltà, quindi poi per me è arrivata l'arrampicata sportiva, ma è sempre stata abbastanza in combinazione. Passi, sì, dopo non ho fatto mai cose estreme né nell'arrampicata né nell'alpinismo, però per me mi veniva facile immedesimarmi. Sì, anch'io ho iniziato con l'alpinismo e avrei voluto fare l'alpinismo anche di punta, poi un po' che ho capito che forse non avevo il carattere adatto, perché ero più ambizioso che autocontrollato e forse mi sarei spiaccicato. Sì, perché quando poco ho avuto due esperienze un po' che mi hanno fatto capire che le montagne non sono di gomma, no. E l'arrampicata sportiva è arrivata nel momento giusto che mi ha deviato lì, però sì, non so come dire, cioè, come ho detto prima, nell'alpinismo ti immedesimi molto nel grande scalatore. Qui nell'arrampicata, sì, beh, ognuno di noi ha avuto delle persone in cui... Guarda Ondra, quando ho voluto andare sì, a fare qualcosa, o al Capitano, anche in Raticon. Sì, queste le foglie libere. Io trovo che Stefano abbia avuto l'evoluzione più bella, cioè, secondo me... passare dall'arrampicata sport, ma come sta avendo un po' Federica Mingolla, che ha fatto il suo percorso nell'arrampicata sportiva, adesso sta facendo una bellissima attività, ma ne abbiamo, perché gli stessi Gullit su Eternal Flame o chi altro che va a ripetere queste vie, Jacopo Larker, che arriva comunque dal mondo delle gare, cioè secondo me
io penso di essere un freerider nel cuore, cioè in tutto quello che faccio, anche nello sci. Mi piace sciare in pista con gli sci sciancrati, mi piace andare ho fatto il mezzalama, mi piace tutto, la vedo a 360 gradi. L'arrampicata secondo me ha ancora modo di rimanere un'attività che uno può essere molto creativo partendo dalle competizioni e andando poi a fare altro, perché abbiamo pieno di esempi di questo. È ancora per fortuna un mondo che ha delle commistioni, cioè uno esce da quel mondo e si trova delle capacità. Il campo di gioco è infinito, è quello il terreno. Io lo trovo molto bello, che ci avvantaggia, cioè, quello, una bella cosa. Bubu Bole, con cui ho girato tanto, è stato un che po'. Che fine ha fatto quello? Cosa fa? Io ho provato. Non fai rally adesso. Windsurf va sempre in Irlanda. Lui gli piacciono le onde grosse. In Irlanda c'è questo posto. Che bel personaggio. Io ho girato tanto. Grande. Lui è stato un grande e secondo me è stato anche un po' non tanto compreso alcune sue cose, perché la via allo Shipton Spire, Women and Chalk, aperta in quel modo, con tutti i tiri a vista. Poi possiamo discutere che non è mai andato nessuno. No, sono andati. L'hanno anche sgradato, ma nessuno l'ha fatta a vista. Il famoso tiro del millennio che lui ha dato vista, era andato Hauer. Poi sono andati altri e l'abbiamo trovato bagnato di qua di là. Il tiro famoso non l'hanno fatto a vista. Lì è vero, la testa con cui ha fatto, voglio aprire tutta una via vista. Porca puttana. Ma anche io ho sempre detto, rispetto, adesso stiamo parlando di tutt'altro. No, ma è bellissimo, è giusto così. Anche io l'ho sempre detto a Bubu, ma metti che tu ti possa essere sbagliato e quel tiro non è 8A, ma anche fosse 7C più o 7C, ma chi mai ha aperto un tiro a 6.000 metri a vista in Himalaya? Cioè, Eternal Flame quanto è? 7B più? Forse un pochino di più, però sì, siamo lì. Ma tentativi, aperta in artificiale e poi ripetuta in libera. Bubu ha fatto un tiro, ma metti che non è 8A. Ma fosse anche 7C a 6.000 metri, ma chi ha aperto un tiro di 7C a 6.000 metri? No, il brutto di quella storia lì vista. È... A vista. Quello, ma è proprio come l'aveva presa lui, che voleva aprire tutta un tiro, una due via. Al giorno, è caduto su un tiro, ha cambiato linea, ha fatto un altro. Mi è spiaciuto quella, di non essere stato con lui quella volta, anche se sarei andato, penso, in parete, perché... sarei cagato addosso, ti guardavo da... ma no, perché poi lui è una bestia, gli altri li ha lasciati su due giorni senza mangiare, è sceso a prendere, cioè è un animale, era un lavoratore proprio, però Bubu, cavoli, era un trade union tra lo scalatore sportivo dolomitico, perché comunque Dolomiti avevano fatto lui, Marco Sterni e tutto quel giro lì. Cioè, parliamo di fuori classe, Marco Sterni era gente che classe. Non conosceva nessuno, tra l'altro, ma sì, Dolomiti, è vero, è ancora così, fortissimi, non conosce nessuno. Sì, ma ce n'è anche nell'arrampicata sportiva, qua e là. Sì. Mi ricordo una volta una gara a Trubà nell'87, ancora su roccia, Gilberto Gé, ex nazionale di sci, maestro di sci di... una di ste località dei Pirenei, ha fatto l'open, si è iscritto alla gara, ha battuto tutti, ha detto belle le gare arrampicata, non ne faccio più. Talmente belle. Tribù, Moffat, tutti. Rabutù, Gilberto Gé. Ricordo, ma ancora con la canottiera rosa. Si sbatteva le balle. Beati loro. No, ma c'è, cioè, ogni tanto trovi cazzo di tiro, mi devo spaccare le ossa. Comunque no, Bubu è stato un grande. Ma no, la via quella lì, alla fine, per come vivo un po' anch'io l'alpinismo, il girare e cercare di salire quelle pareti, è una delle dimostrazioni perfette di come salire una di quelle pareti. Poi tornato indietro è stato trattato come il tiro in falesia, no? Sì, ma non è possibile che tu avanti, ma c'è, non è stato Linil che diceva che in base alla dimensione della mano diceva non è che è c'era la foto aggredito. Non è stato aggredito, che... a una fiera, non vi dico da chi, forti arrampicatori internazionali che l'hanno aggredito dicendo, ma verbalmente o proprio fisicamente? Ma li han divisi. Sì. Uno gli ha detto, ma tu come fai a dire così? Sputtani tutto l'ambiente, perché noi facciamo fatica a fare queste cose. Con i piedi a terra. Dove, se no capite dove, chi è. E tu lo dici che l'hai fatta a 6.000 metri.
sì, era sì. stato aggredito, infatti lui era rimasto, infatti l'allontanamento di Bubu anche, è stato anche perché non ha avuto il riconoscimento che si meritava, perché Bubu si faceva un culo così, veramente un lavoratore. Io lo vedevo quando programmavamo queste giornate di riprese e cose, ma di foto, ma dal mattino alla notte lavorava. Io invece l'ho conosciuto qua, che era venuto a fare due o tre serate, un paio di serate, poi eravamo anche andati a scalare, però gli piaceva tanto anche a far serata. Madonna, se gli piace. Ecco, le donne, le donne. Me lo dipingono questo gran lavoratore. Lavoratore su tutti i fronti. Mi sembrava un gran puttaniere. È andato a fare un festival del cinema a Repubblica Ceca, lì nei Tatra. È tornato, mi ha detto, ciò, Andrea, non ho capito un cazzo, se fino a 40 anni non sono stato in Repubblica Ceca, vuol dire, perché aveva trovato tanta di quella figa, che poi per due mesi, ogni weekend, partiva e andava là in macchina, da Trieste, mi ha detto, ma fa vedere le foto di questa fidanzata che aveva là, una stangona. Ha detto, se uno non è andato in Repubblica Ceca, non ha capito un cazzo. Adesso va sulle onde, Ondoni. Gran personaggio. Io mi sono divertito, ho girato tanto con lui, sono andato in Canada. Beh, anche nel dry tooling aveva fatto un sacco. Tutto il dry tooling, abbiamo fatto tutto il giro di tutti i tiri più duri del mondo. Anche lì è senza levare liscia. Sì, nessuno voleva andare senza liscia, cioè. Ah sì. No, sono stati personaggi. Lui ha detto, io vado senza liscia, fate un po' quello che volete, cioè, è stata una bella visione. No, un bel personaggio. Ma ce ne sono così, Io se posso dire qualcosa di un gran personaggio, che quello l'ho frequentato proprio tanto, che eravamo tanto amici, è Marco Pellegrini, che magari non ha avuto un riconoscimento, sì, a parte il film che tutti riconoscono, però lui dopo non si è mai, diciamo, espresso, non ha mai espresso quello che potenzialmente avrebbe potuto esprimere, però anche lui nelle visioni delle cose. Marco, io ho scalato avanti. Poi, grazie alla conoscenza con voi, ho scalato poi assieme parecchio, alla fine è lui più che la capacità tecnica, sulla difficoltà, sì, che non gliene fregava, ce n'erano, era la visione, era forte, però vedere Panoramix in cima a Capucin, immaginarsi quel tetto lì che ci sono passati mille, è quello, è tutte cose così. Marco, quasi quello lì l'ha visto quando abbiamo fatto forse la prima ripetizione di Voyage, sì, l'abbiamo fatta lui, me l'ha detto. E ha visto qua, vuole tornare, e te gli avrei detto, ma va a cagare, tornare fino in cima al Capucin, però vedeva per fare un pezzettino di roccia per tutta sta sbatta, sì, c'aveva quella roba lì, Marco. No, lui era veramente, guarda che io mi diceva il, come si chiama, il Fulvio Mariani, sì, Romolo Notari, quelli che hanno fatto il film del Torre, lui ha fatto il Torre in solitaria tre volte, però l'ha fatto tre o quattro volte, sì, perché non portava sulla perché anche le riprese, tutti i macchinari erano, portava su, scendeva, rifaceva 35 anni fa, 35 anni fa, noi eravamo a circa, che anno è morto? Quanti anni è che è morto adesso? Noi eravamo a Bux quando mia figlia Martina quando è morta, perché 87 forse. Bravo, perché io avevo mia figlia Martina che aveva 2 anni, quella notte lì prima di andare sul 2 aveva dormito a casa mia figlia aveva 2 anni, ecco. Quindi è nata nell'85, quindi 87. No, aveva quelle visioni lì. E cosa stavo dicendo? Arrapao, sì, i macchinari, le cineprese, cioè continuavano a dire lui andava su e giù, su quello e giù che mi spiace, vabbè, a parte l'amicizia, il fatto che uno muore giovane, mi sarebbe piaciuto vedere cosa avrebbe fatto. Se penso a una persona che avrebbe avuto una bella visione e ci avrebbe fatto vedere qualcosa di bello, penso a Marco, mi manca come creatività, mi manca, vabbè, i suoi scherzi, quelle cagate lì che faceva, che non stavi tranquillo
cioè quando sono entrati in macchina, non la sai questa, no. A Bardonecchia, no, dai, sì dai, a Bardonecchia, escono lui, Marco, poi chi c'era? La ma Morlacchi. No, ma lì eravamo in giro in tanti, c'era, lui. C'era, c'era Camus, anche, no. Ma c'era anche Gullic, c'era anche Gullic, sì, ma in quella macchina eravate in quattro. Ma noi siamo finiti lì perché eravamo inseguiti da loro. Vedi dove siete finiti. Siamo finiti lì perché eravamo inseguiti da loro, perché eravamo stati in giro per locali tutta notte. Poi ci ha sbattuto fuori anche nell'ultimo locale e abbiamo cominciato a inseguirci con le macchine per Bardonecchia. No? Lui guidava una sinca che gli aveva prestato una sua amica, perché non era anche sua. Eravamo su io. Lui che guidava, io, l'Elena Morlacchi e il Renato da Pozzo. E dietro c'erano varie macchine che ci inseguivano, tra cui Gullic su un pulmino, uno di quei primi pulmini Nissan che erano piccolissimi. Senza era un forma. Pulmino, ma erano piccolissimi. Sì. E lui era su che guidava, sì, così, vero, con il Moffat e il Ben Mula ancora, sì, in versione punk, che ci inseguivano. Ciao. E fortunatamente noi eravamo andati talmente forte che li avevamo persi, quando gli ho detto dai va dentro lì che non ci vedo. È entrato nello scalo merci della stazione di Bardonecchia, sì, e poi beh, lui ha visto una rete, lui vedere una rete gli dà fastidio, non dovevano esserci barriere. Ha messo giù il piede, ha sfondato la rete, siamo entrati sui binari, ci siamo incastrati sui binari di Bardonecchia, che abbiamo fermato. Treni internazionali, hanno dovuto fermare, denunciare. Torino, Modano, Parigi, Dione, fermo. Denunciati. In Gattabuia, processo, tutto, vabbè, casino. E fortunatamente il Gullic non ci aveva visti entrare lì, perché se no entravano anche loro, cioè non so come andava a finire, cazzo, e credo che, non so se grazie all'intervento di tuo padre, mio papà ai tribunali, cosa, Marco l'ha chiamato, ha detto ho bisogno di un avvocato in Italia per buono. Lui gli ha detto, e lui gli aveva detto, perché era appena stato a casa nostra a Torino ospite, ma per cosa Marco? Perché lo vedeva come un ragazzo. E gli ha spiegato, tu sei un delinquente, gli urlava. E poi ha attaccato e ha detto, adesso la mettiamo allora, a posto. Allora, l'imputazione... E sono... No, poi hanno parlato, si è messo di mezzo anche Cassarà. Cassarà, sì, vari personaggi importanti. Perché sì, anch'io infatti mi sono consultato con un avvocato tutti. Mio amico, ma tu sei scemo. Sai, l'imputazione no, era tentata strage, sì, ferroviaria. Tentata strage. Che all'epoca c'erano le brigate ferroviarie. È già vero, gli anni 80. Quanti treni internazionali, questi incastrati sul binario, e hanno fermato i treni che arrivavano da Freyers, dappertutto. Sì, sì. E l'imputazione e la condanna per un'imputazione era severissima, anni e anni di galera, cioè proprio c'era da cagarsi all'osso. E dopo fortunatamente l'hanno aggiustata, sì. Abbiamo forse ma pagato Cassarà una piccola si è multa. Messo di mezzo. E guarda, vabbè, beh, è stato tranquille. Divertente. Erano altri tempi, sì, comunque potevi anche combinarle. Sì, se vai su adesso, su adesso una genere, ti mettono dentro, buttano via la chiave, cazzo, ti lasciano dentro marcire. Ma ciao. Sì, Marco ne faceva gli scherzi, madonna. Sì. Uno gli ha messo un battere in cima dove? Sì, alla vecchia, i denti della vecchia. Lì l'abbiamo fatto insieme. Sì, ecco. Ma no, ma perché lì, povero, lì c'era di mezzo un altro gran personaggio che purtroppo è mancato anche lui, c'era di mezzo, lui era un po' dissacrante, era non perché gli mancava il rispetto per gli altri, però voleva dissacrare un po' quella come dire, sì, aiutatemi, sì, che c'era nell'alpinismo, quella severità, sì, sì, quella, era perché voleva fargli uno scherzo Casarotto. Renato sì. Sì, perché adesso se mi ricordo bene la storia di quella via lì, no? Casarotto, sì sì, quelle vie lì le ho fatte parecchie volte con lui, no? Sono anche abbastanza a portata di mano, sì, non sì, devi sì. camminare tanto così, no? Casarotto aveva aperto una via lì, no? E lui, come il solito, con la sua visione aveva visto che l'ultimo tiro, no? Sì. Potevi farlo su una fessurina che poi l'ha chiamata Sudomagodo. Sì, sì. Hai capito? Sì. Su una fessurina che poi l'ha chiamata Sudomagodo, che praticamente era una variante all'ultimo tiro di questa via, no? E l'ha chiodata, ha messo dentro gli spit. E lì era nata una polemica. Non so se la polemica era partita da Casarotto o da quelli del CAI lì locale di Locarno, Lugano, sì, della sua zona, no? Era partita una polemica della Madonna, perché lì in Ticino non era proprio tanto ben visto dalle istituzioni storiche. No, il CAI le aveva fatto. Perché cazzo era un po' dissacrante, no? Sì.
Allora lui, per mettere ancora un po' di più benzina sul fuoco di questa polemica, cazzo, un giorno andiamo a scalare, no, in cui andiamo a fare una roba così in lambretta, siamo andati in una discarica, abbiamo preso un cesso buttato in discarica, no, l'abbiamo legato col cordino, cementato, cazzo, io dietro sulla lambretta col cesso in testa. Ma l'altra volta la scuola di l'abbiamo portato di St. Moritz, che lo gli rompevano sempre le balle, che aveva la divisa fuori posto, gara sociale, cosa fa? Un attimo prima di partire si è messo nudo con un coso del panettone con i buchi ed è sceso nudo. L'ha mandato via, madonna. Sa perché. E comunque no, bisogna ricordare una cosa, che parlavamo dei nomi delle vie di Marco. Greenspit, non si chiama Greenspit. Sì, ma certo. Non Orco Boia. Orco Boia, sì. Lì, perché quella l'aveva chiodata Perucca. Ah, Perucca, Perucca, Roby Perucca. E poi Marco gli aveva dato, osti, quello era Orco Boia. Io pensavo che l'avesse messa... No, le aveva messe Roby Perucca. Ah. No, lì. Però non era chiodata fino alla fine, fino a metà arrivava, tant'è che i bossolotti non ci sono più. Sono più. Però Marco era già andato a provarla tutta, con i primi friend e tutto. Sì, c'ero io. Infatti io gli dicevo, ma dove cazzo vuoi andare? Questa. E quando avevamo fatto delle vie lì, io lì avevo un po', non litigato con lui, quando ho messo gli spit sull'orecchio del pachiderma, che è venuto fuori tutto il casino, con Besciò, credo. Mi ricordo più. Non si capiva neanche chi fossero questi depositari della Valle dell'Orco, perché non c'è mai stata una scena come c'è stata in Val di Mello. No, esatto, in Val dell'Orco è sempre stato un po' terra di andavi e te ne tornavi a casa. Il fatto che lui volesse mettere gli spit su una fessura dove tutti erano ormai salivano. Però quello pensa che era l'innovazione, mentre adesso l'innovazione è tornare indietro, togliere gli spit. E io mi ero un po' dissociato, dicevo, ma devi proprio mettere gli spit, lascia stare. Ma no, dai, almeno facciamo andare via fino in cima. Poi chiamato me per andare a chiodare a Rapallo. E io poi non potevo, quei giorni mi è dispiaciuto. Perché io ho avuto un po' ero un po', diciamo, non ero tanto d'accordo. Era andato da solo poi, parte sopra. E poi eravamo andati lì perché aveva visto sto tetto con sta fessura e lo provava io. Cioè, e guarda che lui in fessura era fortissimo. Sì, era forte. Era già andato Marco Bernardi a provarla una volta, perché penso che Roby Perucca gliel'avesse detto. E poi so che Marco era andato 2 o 3 volte a provarla e poi... Poi abbiamo dovuto aspettare il verbo dalla Svizzera. Bernardi era veramente un talento. Ecco, Bernardi, se vogliamo parlare di qualcosa che impressionante, è stato veramente fortissimo. Per me il mio maestro, penso, ispiratore, perché ho scalato. Allora, era veramente avanti. Abbiamo avuto la fortuna di scalare con lui. Era un grande scalatore alpinista, perché l'anno che io l'ho visto la prima volta... Ma è vivo ancora! Sì. Ma cioè, è identico! Gianni Morandi, non c'è un pelo bianco! Ha fatto il patto col diavolo! Sì, pazzesco! È identico pazzesco. L'anno che io l'ho visto... Lui? Avrà del 61... 60 anni ce li ha di sicuro! Sì. Ma voi c'eravate a Arco quando nessuno passava sulla via di finale che aveva tracciato lui? Lui andava come che lui l'ha fatta con le 5 terre della scarpa. Sì. Vabbè, ma ce n'era Arco in cui così. Un altro impressionante che secondo me sarebbe diventato l'Edlanger italiano è Luca Ferraris. Madonna, Luca Ferraris è di Courmayeur. Con uno stile non proprio. Sì. Immaginati sto ragazzino. Beh, però era un gatto proprio. Papà, guida storica, architetto a Courmayeur. 16-17 anni inizia a ripetere tutte le vie di Piolave, ha fatto Voyage tra le prime ripetizioni, 17 anni ai tempi, col papà dietro. Vanno poi per ripetere Voyage d'inverno, dormono alla base del Capucin, viene una bufera che li copre per 3 giorni, e il papà muore e lui resta vivo. Ma almeno si un piede... Con le gambe rovinate, praticamente come se gli fosse morto il sistema nervoso, e ha avuto dei grossi problemi di riabilitazione. Ciao. Pur con questi difetti, Luca continua a scalare. Mi ricordo una volta, e da ragazzino era assolutamente il più dotato di tutti noi, ma proprio tanto di più.
era veramente un fenomeno Luca. Una volta abbiamo fatto una specie di gara esibizione a Macugnaga. Da Pironi Sport. Da Pironi Sport. C'eri anche tu, ma c'eravamo tutti. Ci tiravamo i chiodi nel petto perché non si saliva. C'ero anche io. Ti ricordi? C'erano divertiti. Rabutu. Tutti. C'era forse anche l'Ice Mariacca. Sì, l'Ice Mariacca, di Bari. Invitati e pagati tutti. E Luca Ferraris ci avevano dato la losa. Ci aveva regalato una losa per fare di steak. Ti ricordi come le faceva Luca? Non le ha fatte nessuno. Io l'avevo fatto il tettone e quella invece sopra. Nessuno. Impossibile, perché c'erano le prese avvitate. Che non l'ha fatta nessuno. Le prese avvitate. Leggermente strapiombante. La faceva solo Luca. Io mi ricordo Luca ancora che faceva. C'erano i più forti scalatori. Con i piedi così. Sì. Ok. La faceva ancora. Luca era veramente. Cazzo, mi spiace. Sarebbe diventato. Era un fuori classe, se non avesse avuto quell'incidente di quell'epoca lì era. Ma Bernardi poi perché ha smesso? Non ce l'ho più voglia. Ma Marco ha fatto un'ultima gara al Palavela, sì, dove io ho arrampicato la settimana prima con lui lì ed era un mondo al di sopra. Io ho detto qui vinci, ma vinci proprio, ci dai un'umiliazione. Oh, ha avuto una sfiga, lì erano quelle gare, no, che non ho tutto o niente, sì, che dovevi fare la via di qualifica, no, gli è partito un piede. Sì, no, ma forse non mi ricordo, me lo ricordo ancora, era stata la prima gara al Palavela. Sì, c'era un passaggino un po' da allungarsi sul verticale con quegli appigli invisibili che mettevano in quegli anni lì, pensando di far difficoltà, invece ti mettevano solo in difficoltà, che non ti muovevi, gli è partito un piede ed è saltato giù. Io sono certo che se Marco fosse andato avanti quella gara, stravinceva, secondo me qualcosa sì, perché comunque era andato a fare una gara volant-velen, sì. Ed era andato benissimo in Francia, cioè era un livello stratosferico, era avanti Marco, era un fuori classe, veramente lui, Roversi, Mario Roversi anche. Michele Guerrini scalava a vista in maniera di Vicenza, adesso fa la guida. Può essere. Sì, Guerrini, c'è sempre. Sì, l'ho incontrato io in Spagna, che cazzo dico, in Sardegna. Vabbè, tu confondi l'Angelone con la Cinedale, io la Spagna con la Sardegna. Ma c'è il mare. Uno parla al centro. C'è il mare, c'è sempre in Sardegna un paio di estati fa, era in giro scalare. Sì. Mi ricordo Lumignano. Il re di Lumignano. Sì. Era forte quello lì. Sì, io scalavo molto bene. Scalavo molto bene a vista. In Verdone aveva fatto delle gran vie a vista. Ma io non mi ricordo. Sì, eri un bambino. Ma adesso che ci stiamo avvicinando alla chiusura. Eccoci. Visto che siamo anche l'altro giorno parlando un po' con i ragazzi che arrampicano in palestra, c'è proprio uno spacco un po' grosso tra chi scala solo in palestra e chi un po' più romantico scala un po' fuori. Vorrei che faceste un regalo dicendo un nome che leggendario del mondo dell'arrampicata, dell'alpinismo, del boulder, qualsiasi personaggio che vi ha colpito, che è stato stimolante, così, che magari chi arrampica in palestra non conosce, motivando anche il perché devono andare a studiare e capire chi era questo personaggio. Un nome a testa. Però anche uno. Dell'alpinismo o solo dell'arrampicata? Tendenzialmente l'arrampicata, ma anche un po' alpinistico ci sta comunque. Uno secco, direi, il perché. Io direi Maria Acker. E beh, ci sta, Michi. Non so, a me ha sempre mi ha sempre, diciamo, affascinato il suo modo di vedere le cose e di farle. Magari non è straconosciutissimo dai giovani, perché assolutamente no, anzi, però è stato uno che si è messo in gioco, ha fatto anche le gare, dopo tutto quello che aveva fatto in alpinismo, anche delle solitarie importanti. E io direi Marie Acker. Forse magari vado indietro un po' troppo, no? Beh, però sai, però secondo me ci sta. Come stile, che come andava... stile, proprio come stile, come visione. E affrontare anche la marmolada, per dire. Bravo, la marmolada, che insomma, della sua vita, del suo percorso, no? Tutte le sue scelte. Che poi anche con scarpe adesso, le scarpette che mettono, punto, i ragazzi in palestra, saltano ancora fuori da lì. Saltano fuori, alla fine le scarpe più performanti, passando da due o tre aziende, alla fine le ha progettate lui, le ha ideate lui. E scala ancora uno Marie Acker.
Vabbè, se dobbiamo andare nella storia indietro, direi Messner assolutamente, perché è stato un grandissimo scalatore su roccia con delle vie incredibili. Uno dei primi a parlare di settimo grado. Ecco, quindi direi lui, perché poi ha avuto una visione totale di questo mondo qui. Un vero freerider, secondo me. Se devo dire chi mi affascina, non lo so, degli arrampicatori sportivi non sono così affascinato da qualcuno in particolare. Mi affascina una figura dello stesso team di Heinz, Luigi Rieser, ad Arciano, perché è stato coerente aprendo delle vie barbare in marmolada o cosa, è stato coerente, e a me la coerenza piace molto. Poi che sia totalmente diverso dall'arrampicata sportiva, comunque hanno portato il decimo grado in marmolada. Sì. Reale, penso, se qualcuno è andato a confrontarsi. E quindi è stato un passaggio di neanche, perché lui ha vissuto prima dell'arrampicata sportiva, poi magari ci è arrivato dopo, però visionario. Di scalatori direi Edlanger. Assolutamente. Scalatori puri Edlanger. Invece io dico l'avversario di Edlanger, perché dico Tribù, perché è una persona che conosci. Sì, ho avuto la possibilità di conoscerlo, una persona che mi ha sempre affascinato, anche questa sua necessità di apertamente dire che voleva imporsi, no? Cercare di essere il migliore, cercare di dimostrarlo, sia quando andava ad aprire le vie negli Stati Uniti, quindi a portare difficoltà nuove in un continente nuovo addirittura, che è in competizione, che è una personalità forte, ecco, l'ho sempre sentito come una personalità. Un po' bello, un po' come Girardelli e Tomba, cioè uno è il dotato e l'altro quello che si è applicato. Però Girardelli e Tomba mi risulta che sono molto amici. Sì, no, ma dico, però sono due opposti. Uno si è trovato estremamente dotato, l'altro ha dovuto tanto lavorare. Tribù ha dovuto lavorare tantissimo per arrivare dove è arrivato. Edlanger non dico che non abbia dovuto lavorare, ma era più portato. E quindi sono due belle visioni. Però mi sembra che non erano tanto amici. Edlanger e Tribù non erano. Penso che poi si stimassero, perché però io ho assistito, diciamo, a un aneddoto da raccontare che mi ha un po', come dire, non so se deluso cosa, perché stimo tantissimo anche Tribù, per l'amor di Dio, però mi ricordo un fatto che mi ha lasciato un po', ma un po' demoralizzato, insomma. Perché erano fine anni 90, io ho appena iniziato a lavorare con la K2 di Cortina, che era il distributore per l'Italia di Faitem, Prana e Arterix, e mi avevano Mario Lacedelli, K2 di Cortina, era il distributore di questi marchi, i quali marchi in Francia erano distribuiti da Tribù. Da Tribù, è già vero che faceva Faitem. XXL si chiama la sua azienda, no? E per me Tribù era Tribù, insomma. E ci siamo trovati a Cortina un sales meeting, e io nella mia ingenuità, nella mia semplicità, io sono stato sempre abbastanza semplice, ingenuo, così avevo appena visto su una rivista una foto di Edlinger, che non mi ricordo più se era stato coinvolto in quel progetto, che poi ne avevamo parlati tantissimo, c'era forse di mezzo anche Rayama, Legrand, non so che... Si era messo in mente di fare tutte le vie più difficili, del fare il giro del mondo facendo le vie più... un progetto che poi non è mai stato... Sì, Rayama e Legrand erano forse... Che forse loro due erano realmente partiti, poi uno era stato male, poi forse si era messo in mente anche Edlinger, aveva dichiarato che anche lui avrebbe voluto fare questa cosa, però Edlinger era già un po'... Attempato. Insomma, io avevo visto sta foto di Edlinger che arrampicava in America con le 510, no? E... ho fatto un po' lo splendido, no? E gli ho detto Tribù, ah cavoli che bello, ho visto la foto di Edlinger con le 510, Edlinger era sempre stato conteso
come testimonial, no? Sì. Ha fatto tanto, come si chiama, la Dolomite. Dolomite, insomma, no, ce l'aveva anche lui. Eravamo io e lui. Se lo contendevano gli sponsor per metterlo sulle foto, e io arrivo lì, era il primo Sailmite che facevo, bello bello, e ho detto, cavolo, ho visto il Lince con le faite. E subito Tribù ha rimarcato, sì sì, ma guarda che mica gliele abbiamo date se noi. Se le comprate, se le se le dovute andare a comprare. Io ci cazzo, ci sono rimasto malissimo da questa cosa che i francesi, no, i forti francesi, ormai De Ligier volevano un sì, po' sì, rottamarlo un po', secondo me è stato l'alter ego di Manolo e De Ligier, sì, perché esatto, l'immaginario dell'arrampicatore in Francia era De Ligier, e in Italia è Manolo, mentre molto indietro c'era arrampicato altissimo livello. È rimasto malissimo, Patrick, questa cosa. Sì, 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 però, sì, sì, vabbè, ma come ma io non dico sulla questione sulla forza, stato... però non gli andava giù che se parlavi l'arrampicata chi è Ed Langer, l'arrampicata chi è Manolo, ma so, mentre ma c'è tutto un altro l'ha fatta Ed Langer il film, cioè era mediatico quando non esisteva ancora la mediatizzazione, sì sì, cioè, lui lo era già, d'accordo. Sì, sì. Però su loro tutte le riviste faceva il giro d'America, cioè era già comunicativo, comunicativo, tutto fighettone, tutto biondo, poi Physic du Rôle così ne nascevo. Però è chiaro che a chi faceva lo sport, si applicava nello sport, gli poteva dare e io insomma io ce l'ho rimasto male che si fosse comprato le 510. Ho detto, come per dire una bella cosa, mo dico una figata, arrivo qua la prima volta, subito mi porteranno in palmo di mano, cado bastonato subito, non dico più niente. Bene, ci siamo allora, abbiamo i tre nomi da che possono esplorare i nostri amici ascoltatori e diciamo che ne abbiamo tirate fuori un bel po' di cose oggi. Grazie a voi. Grazie, grazie davvero a voi. Posso salutare la mamma? Con un moderatore così. Io sono stato zitto tutto il tempo. Però grazie davvero. Davvero. Grazie a voi. Grazie ai ragni, grazie al Giga. Grazie a Yuri Regia e a Fabio che ha organizzato, grazie.